Sam, questa storia è assurda. Ma perché? Hai detto che vai in ufficio. Ma non era meglio allora se mi lasciavi a casa nostra? Devi ammettere però che sei più al sicuro. Poole non conosce affatto questo indirizzo e non sa neppure che esiste. È improbabile che venga a cercarti qui. E che cosa c'entra Poole con me? Oh, niente, niente. Solo che, sai, un tipo come lui non si sa cosa è capace di fare. Mi hai portato qui perché tu potessi tornartene a casa da solo, vero? No, abbiamo preparato una trappola per Poole. Con te come esca? Ma non è assolutamente Ma non vero. Riesci a prendermi in giro, Sam. Perdi il tuo tempo. Il tuo progetto sarà molto nobile, ma è assurdo. Perché non ce ne restiamo lontani finché tutta questa storia non sarà finita? Sai che ti dico? Non c'è altra cosa che farei più volentieri. Oh, andiamo via allora. No, Lilia. Perché? Ascolta. Ogni persona che ha la disgrazia di trovarsi sulla strada di Poole è in pericolo di vita, non c'è da discuterne. E io che sono la causa di tutto non posso nascondermi. Questo non significa nulla e non dirmi che nessuno fra i tuoi colleghi è in grado di fare questo lavoro. Lila, che razza di uomo vorresti che fossi? Vuoi che lasci che altri rischino la vita per me mentre io me ne sto nascosto? Allora rischi la vita, così stanno le cose, vero? Oh, è solo un modo di dire. Non c'è alcun rischio in realtà. Poole non può farmi niente. Non poteva entrare in città, eppure c'è entrato. Ha giocato tutti voi, lo farà di nuovo. Forse ti amo più di quanto tu non meriti. Vuoi dire che io non ti amo? Ah sì, a modo tuo. Ma c'è una grande differenza fra il tuo amore e il mio. Non può andare avanti così. Ogni volta che suonano temo sia qualcuno che ti voglia uccidere o che mi dica che sei morto. Le cose cambieranno da un momento all'altro. Le cose cambieranno. Sono 4 anni che mi dici la stessa cosa. Ora basta. So che questo è un momento terribile per te. Ora basta. Ma tu non ragioni. Sam, o ce ne andiamo via di qui adesso o è finita. Senti, Lila, tu stai esagerando. Non puoi dire sul serio. Non sono mai stata tanto seria. La tua stanza è in ordine. Speriamo che Bobby non abbia lasciato ranocchi nei cassetti. Lila, Lila, vuoi che chiami il dottore? Vuoi prendere qualche cosa? Non è niente. Senti, cara, so che cosa stai passando in questo momento. Telefono al tuo dottore e gli dico di venire qui. No, Mary, no, vorrei solo sdraiarmi un po' sul letto. Vieni, cara, il tuo letto è bello e pronto. Cerca di riposarti, di non pensare a nulla assolutamente, e vedrai che ti sentirai molto meglio.